Per chi non vi conosce, parlateci un po' di voi. Che cazzo c'è da dire? In questo mondo di merda. Ti ragazzi, vai che. Mondo di merda questo. Ma tu che cazzo sei? Dai. L'ultimo, dai, basta. Io sono Cime, ho 21 anni, vengo da Bologna, ma sono nato a Londra e ho origini pugliesi. Io sono Sozze, ho 22 anni e sono nato a Bologna. Io prima mi chiamavo Cime di Rap per le mie origini pugliesi, poi l'ho voluto tagliare e ho fatto diventare Cime. E ho voluto darci la mia impronta aggiungendo il fatto che Cime significa come io mi esprimo. È tutto qua. Il mio, un po' come il suo, è stata diciamo una sorta di evoluzione. Principalmente, inizialmente diciamo, mi chiamavo Chase, poi andando avanti nel tempo, cambiando anch'io, ho voluto cambiare nome e mi sono ispirato a questo personaggio, Kaiser Soze, che mi rappresentava molto a livello di immaginario. E niente, quindi è diventato Chaser Soze, che alla fine il Chaser è stato tagliato, non c'entrava più niente. Rappresentava, è rimasto solo sotto e quindi è posto con il nome spiegato. Mi fa ridere la cosa perché è una storia. È una bella storia. In pratica io inizialmente dava lui del coglione, lui dava del coglione a me. È un po', vabbè, è un po' così. Una cosa, sì. Solita storia. Solita tra rapper. Tra rapper. Ecco, esatto. Poi niente. Dopo una sera ci siamo beccati in discoteca, in un locale qui in Bologna. Ci siamo sballottati. Eravamo un po' sballati, diciamo. Esatto. E niente, abbiamo fatto un freestyle, balotte. Lì realmente ci siamo conosciuti. Poi andando avanti è nato il progetto. Vabbè, dopo la storia, diciamo. Esatto. Però così ci siamo conosciuti. È stato un drink a unirci. Vere superstar per noi sono quelli che non hanno un euro in tasca e riescono a fare quel cazzo che gli pare lo stesso. Che è proprio quello che dicono. Esattamente. Beh, geniale, lo dice quello che ha scritto la domanda. Noi grazie, lo ringraziamo. Grazie tante. Grazie tante. Perché crediamo che i Guns N' Roses spacchino. Noi li ascoltavamo insieme anche qui. La musica che ce la presenta. Ce la presenta, a me piace. Mio padre è un chitarrista, diciamolo, di musica rock, diciamolo. Quindi mi ha sempre infilato il rock nel cervello. E lui è un appassionato. Io mi sono sempre ascoltato di tutto, tra cui i Guns, quindi quando c'è stata proposta. Niente, Piranha Empire diciamo è stato un progetto che è nato 4 anni fa. Inizialmente eravamo io e Evan, eravamo parte del produttore che ci ha seguito tutti questi anni, ed è nato da una cameretta. Poi diciamo che con gli anni appunto il primo artista con cui abbiamo iniziato a collaborare è stato Cime, poi negli anni sono venuti tantissimi altri con cui comunque abbiamo fatto dei bei lavori, sì. E si è evoluto, adesso abbiamo una struttura. Certo, se no mica lo scrivevo. Esatto, il motivo per cui abbiamo scritto la canzone. Sempre avere quegli obiettivi, non perdete tempo, mai. Perché poi dopo ve ne pentite. Se no siete dei superstar. Prossima domanda. A voglia. A voglia, guarda. A voglia, sì. Assolutamente, anzi sei più superstar se ce la fai senza una ventasca. Esatto. Fuck i fake roll. Beh, io non me la sento così addosso questa sensazione. Nemmeno io. Quindi. Però grazie. Ringraziamo se qualcuno, esatto, siete bolognese, grazie a noi. West Ball nel cuore. Bella rap. Rispetto. Ti tifo
Benedetto. Yes. E tipo la squadra di quartiere. Siamo pronti a fare show. Siamo pronti a fare show. Siamo siete fuori tempo. Oh, però hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo, però. Vieni a farla a te. Adesso vieni tu. Cazzo di cazzo. Cosa fai? Grazie detto, Cime, sei omosessuale? Sì, tua madre. Vabbè, che metti di guardare quello. Dai, vai. Già partito. Sei incazzato nero, ragazzi. Ci siamo.